Thank you.
in ogni popolo e nazione, di fuori sino ai confini della terra, i doni dello Spirito Santo, e che continua oggi nella comunità di credenti i prodigi che hai operato all'inizio della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore. Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Il
tutti siamo stati visitati da un solo Spirito. Parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, mandami dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Piccole fiamme e furono tutti
riempiti di Spirito Santo come a ciascuno portava, secondo il dono delle lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Una parola semplice di ispirazione. Il vento è un'immagine dello Spirito, perché non si vede, ma si sente quando viene. Lingue come di fuoco, il fuoco illumina, riscalda e brucia. Lingue di fuoco sul loro capo, si possono immaginare, ciascuno veniva illuminato, riscaldato, e se aveva qualche difetto o mancanza, ecco, venivano anche bruciate. E cominciarono a parlare. Vi ricordate che gli apostoli erano riuniti tutti nel cenacolo per paura dei giudei? Con loro c'era anche la Madonna, come una buona mamma che li teneva uniti e li incoraggiava. Ed ecco il miracolo, come hanno ricevuto lo Spirito, tutti sono stati illuminati e tutti hanno ricevuto la forza speciale e tanto coraggio, e si sono spalancate le porte del cenacolo e tutti sono usciti per annunciare la parola del Signore, per invitare alla conversione. E pensate, dice ancora la Scrittura, che solo in quel giorno si unirono a loro 3.000 persone. Tramite il battesimo sono diventati cristiani. A questo punto ci facciamo una domanda: come mai noi, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo fin dal giorno del nostro battesimo, siamo ancora pieni di paura e abbiamo ancora tanto rispetto umano a dimostrarci cristiani? Fra di noi non parliamo tanto di Gesù Cristo, e nei nostri discorsi abituali non entra la sua parola. Pure Gesù è morto anche per noi, per la nostra salvezza. Dobbiamo chiederci: perché ho paura? Io credo forse perché non ci sentiamo abbastanza motivati. A certe domande non sappiamo rispondere, neanche quando sono i nostri bambini a porcele. Vada la mamma, rispondeva quel papà, per cavarsela. Però lui è in minoranza, è una calata per lui, lo dobbiamo ammettere. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di Pentecoste. 2000 anni fa abbiamo visto che cosa è successo, che trasformazione negli apostoli. Oggi non celebriamo solo il ricordo di quel fatto storico passato. Oggi lo Spirito Santo scende nel nostro cuore. Siamo noi che dobbiamo lasciarci trasformare. E avete sentito che cosa desidera lo Spirito da noi? Desidera che siamo un segno di amore in mezzo ai fratelli, soprattutto attraverso il perdono. Ricevete lo Spirito Santo, a coloro ai quali perdonerete sarà perdonato. Il perdono, certo, ci costa fatica, però è un atto supremo di amore.
saper venire incontro al fratello che ci ha fatto un torto, che ci ha detto una parola che non andava. Dobbiamo sentirci uniti nello Spirito del Signore. Dobbiamo sentire la gioia di essere cristiani. Dobbiamo ringraziare il Signore per il dono della fede e dobbiamo trarre la forza e il coraggio di essere orgogliosi nel professarla per diffondere attraverso anche di noi la parola del Signore e la sua salvezza. Dobbiamo anche trovare il coraggio per difendere la nostra fede quando fosse necessario. E allora quest'oggi, domani, continuiamo a ripetere nel nostro cuore: vieni Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di te. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Diciamo, vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. Vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. Lo Spirito di verità che fondi sulla Chiesa una rinnovata Pentecoste perché annunci con coraggio al mondo le grandi cose, le grandi opere di Dio, noi ti preghiamo. Vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. Lo Spirito di consiglio e di fortezza illumina i governanti e quanti hanno responsabilità civili, perché le loro scelte siano per il bene di tutti e dettate da saggio discernimento, noi ti preghiamo. Vieni Spirito Santo, perdonate. Sapiente consolatore, conforta chi soffre per la verità, sostieni chi lotta per la giustizia e per la pace, medica chi è ferito nel corpo e nello spirito, noi ti preghiamo. Vieni Spirito Santo, perdonate. Ospite dolce dell'anima, rendi fervida e piena la nostra partecipazione all'Eucaristia.
Donaci il gusto delle cose di Dio, noi ti preghiamo. Un ricordo particolare per tutti coloro che soffrono per il coronavirus, gli ammalati, le persone familiari, quelli che li assistono, i medici, gli infermieri. In modo particolare ricordiamo tutte le vittime di questo disastro. Preghiamo. O Padre, che fai nuove tutte le cose, concedi che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso della parola del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Santo, 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 santo
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Cordero di Dio che toglie i peccati del mondo. Messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia.